in merito alla situazione particolare di Bologna. Quindi intervengo per manifestare in quest'Aula, e non è la prima volta che lo facciamo, la contrarietà del Movimento 5 Stelle alle grandi opere inutili e colate di cemento varie previste per Bologna. Facendo questa volta mie le parole del noto architetto e urbanista Cervellati, che si è espresso così in merito alla soluzione trovata per dirimere il problema del nodo bolognese. Dice: questa città è affetta da cementomania. Io sono contro non solo all'allargamento della tangenziale, ma anche al passante nord e a quello sud. Nessuno scommette più sulla gomma, l'asfalto è da retrogradi. Il riassunto perfetto di quello che sosteniamo da sempre. Il nodo di Bologna è stato bloccato per anni, in cui si poteva investire in maniera strategica sul trasporto pubblico locale e sull'SFM. Invece avete costretto la città ad un immobilismo incredibile, per poi con una giravolta scegliere di salvare la campagna elettorale di Merola, optando per l'opera meno impattante politicamente, ma non altrettanto a livello ambientale, evidentemente. E ce lo dice già il documento di indirizzi per la programmazione del progetto preliminare, dove è scritto nero su bianco che il progetto inoltre produrrà ulteriori effetti sull'ambiente urbano, compresi l'inquinamento acustico e atmosferico per l'avvicinamento della sede stradale ai ricettori e al possibile aumento del carico veicolare dovuto a una maggiore appetibilità del sistema, nonché dovute alle modifiche alla viabilità interna, interferenze con la vegetazione, parchi pubblici esistenti, impatto paesaggistico causato sia dal potenziamento dell'infrastruttura sia delle mitigazioni acustiche, attraversamenti dei corsi d'acqua con relativi impatti sul sistema fluviale, fiume Reno, canale della Ghisiliera, canale Nabile Battiferro, Savena abbandonato, torrente Savena. Si dice inoltre che l'aumento della capacità dell'infrastruttura rispetto a quella oggi offerta porterà, come evidenziato nel paragrafo sulle stime di traffico, ad un aumento dell'impatto della stessa in un contesto urbano e territoriale già molto delicato da questo punto di vista, in una regione, la nostra tra l'altro, che è terza per emissioni di gas serra. La regione, come sappiamo, dal 1990 al 2010, è l'ultimo dato disponibile fornito, non ha fatto assolutamente nulla, la fonte sono i servizi di questa regione, disattendendo tutti gli obiettivi europei. Nonostante questo, noi andiamo ad importare con il passante di mezzo ulteriore traffico e ulteriore inquinamento, con tutte le conseguenze per la salute pubblica che conosciamo, con un'opera che appunto attirerà ancora più mezzi e che non è accompagnata da un tentativo nazionale di dirottare la gomma su treno o su acqua. Infine, un altro gioiellino in costruzione, gioiellino si fa per dire, che è il People Mover. Un trabicolo che non riscuote grande successo nemmeno tra gli esponenti del Partito Democratico, tant'è che la neoassessora col triplo incarico Priolo lo ha definito un'opera problematica, che però caratterizza la città dal punto di vista dell'immagine. Ecco, in questo momento l'unica immagine che risulta è quella di un processo in corso e di amministratori che hanno dimenticato che cosa sia il buon senso, visto che, come ERCI nota a tutti, esiste già una fermata del treno proprio a ridosso dell'aeroporto. Ma noi no, dobbiamo alzare 18 metri di piloni per dire di aver lasciato un segno in questa città. Peccato che poi a pagare il prezzo di un'opera inutile, di cui si ignorano ancora i costi di manutenzione, saremo sempre noi. Per questo abbiamo presentato degli emendamenti, nella consapevolezza che la nostra visione sulla mobilità regionale è completamente opposta a quella del Partito Democratico. Grazie.